Parla. Allora, 50 anni fa veniva realizzata la piazza Sebastiano Sata, una piazza che è rimasta un po' un'icona per Nuoro, una piazza che è molto visitata ed è diventata un punto di ritrovo per nuoresi e non. Ideatore di questa piazza è stato l'onorevole Gennaro Gianoglio, per tanti anni sindaco di Nuoro, è stato colui che ha voluto fortemente quest'opera qui. Com'è nata l'idea di quest'opera, onorevole Gianoglio? Per la verità esisteva già un comitato quando io sono diventato sindaco, un comitato presieduto da Mastino, nel quale poi Mastino mi disse, io sono arrivato, sono entrato in medias res e ho detto cosa state facendo? E tralasciando il fatto che qualcheduno mi ha rimproverato, dice, ecco il democristiano che occupa subito posti di potere, lasciamo perdere Già in questa attività. parte. E siamo arrivati al dunque e io ho detto, senatore, Mastino mi ha difeso come sindaco perché lui era stato sindaco prima di me, prima di Boncelsi e di Rocca. E ho detto, pensavamo di realizzare una piazza davanti alla casa del poeta. E l'ho pensata io, questo perché io andavo tutte le mattine a portare i miei figli, Francesca e Aurelio, all'asilo delle suore e conoscevo bene la situazione dei luoghi. Conoscevo anche che il comune aveva acquistato due palazzotti fatiscenti dove c'era Che un erano iscopile, erano cose davanti all'asilo. davanti all'asilo Perfetto. e aveva acquistato per poterci mettere dei impiegati che non stavano più nel Nel vecchio vecchio Palazzo Merero, palazzo sì. E Merero. da qui l'idea quindi di realizzarla in quella piazza lì dove c'erano questi E poi edifici. da quella mia frequentazione prima e poi il fatto che avesse acquistato già il Quindi era comune, già proprietà comunale, sì. proprietà comunale un anno prima che io mettessi mano alla vicenda, sicuramente è stata indirizzata in quella Ho direzione, in capito. quel senso. E da qui l'idea di affidare il progetto all'architetto Nivola, maestro Nivola. L'idea è venuta dal fatto che, essendo io oranese, Ecco, conoscendo i trascorsi di Nivola, che era già un personaggio allora, che era già Nivola. un personaggio che aveva lavorato All'Olivetti, alla già. Olivetti e Era era già in America cresciuto, allora, allora era già in America, a New York, eh. Ho capito. aveva fatto anche delle opere di un certo Un certo rilievo. rilievo. E senta, il contatto con Nivola chi lo ebbe? Il contatto L'approccio con che... Nivola lo ebbe quando io dissi queste cose al comitato e segnatamente al senatore Mastino, che è una persona concreta, dice, ma io conosco Nivola, se Do vuole signor contatto, sì. sindaco, io faccio da tramite, lo posso scrivere io a nome del comune, e così è avvenuto. Nivola accettò Accettò di buon di buon grado, sì. grado Anche subito perché mi pare fosse il primo lavoro importante che che lui ci aveva in riceveva in Sardegna, Sardegna, sì, ormai era famoso, ma in Sardegna certo. mise molto tempo per realizzare la piazza, tra progetti e realizzazione. Quindi dal febbraio del 65 alla maggio del 68 è passato un anno circa. E Nivola è stato tempestivo. Prima di tutto non ha chiesto nessun compenso, ha lavorato gratuitamente e poi ha lavorato con impegno tanto per la fusione dei Bronzetti quanto Ne voglia per il fatti trasporto. Bronzetti. Ha fatto l'impresa Brugi, se mal non ricordo, ecco, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che l'ha fatta l'impresa Cioè ha Brugi di fatto le Firenze. fusioni in bronzo, ha fatto. Senta, i nuoresi come accolsero l'opera? Perché
Il lunese bisogna una novità conoscerli. allora. I lunesi bisogna conoscerli. Sono capaci di grandi entusiasmi, però a rilento. Non inizialmente non. Ma comunque la battuta famosa che circolava sulla piazza, con tutte queste pietre in mezzo, che forse era una cosa nuova per noi. Certo, Ma è certo. una battuta o No, realmente è accaduto questo è fatto? sentita con le mie orecchie e l'ho vissuta io. Io stavo visitando, come mi capitava spesso, visitare i lavori che stavano avvenendo nella piazza e ho visto questa donnetta in farnetta, che la farnetta è il gonnellino sardo, Sì, che hanno l'abbigliamento tradizionale. l'abbigliamento tradizionale. Vedevo questa donna che sgamava, guardava la piazza attentamente. Mi sono avvicinato, ho detto: "A buspiacchete, stavo soppiando. Ah, bella bella. E a te si sfrubbella pure quando canno a dogare lo scontone che mi sono Bellissima questa battuta. Ecco, con questa battuta ringraziamo l'onorevole Giannullo, grazie per la sua testimonianza. Grazie. Però mi lasci dire che io questa battuta l'ho riferita a Nivola, e Nivola, da uomo intelligente qual era e qual è stato, Ha mi ha capito la battuta? capito la battuta e si è messo a ridere in una maniera, si è scompisciato dalle risate. Bellissimo, quindi l'ha presa come una battuta positiva e Certo, stimolo, forse certo, stimolante. Grazie.